Torna a successo il Termoli, lo fa fra le mura amiche battendo il San Nicolò a Notaresco. La compagine teramana arriva in Basso Molise dopo l'esploit di 7 giorni fa sul rettangolo della vice capolista San Benettese. Il Termoli scende in campo con il piglio giusto, 7 giri di lancette e sugli sviluppi di un corner di Hernandez, il cross di Burzio dalla linea di fondo. Nessuno però va a raccogliere l'invito sotto porta al nono, quindi 2 minuti più tardi Hernandez arriva di forza in area di rigore, guadagna la mancina, la sua conclusione a giro che costringe Curtosi alla ribattuta in tuffo. San Nicolò c'è, è presente, si fa vedere dopo poco meno di un quarto d'ora. Francoforte ci prova dai 20 metri, il pat piazzato che esce di poco sul fondo. Un giro di lancette più tardi, questa volta è Burzio che fila via in contropiede, la sua conclusione però è debole verso la porta del San Nicolò. Mezz'ora esatta, la partita si sblocca da Maiorino per Usfar, dal fondo il cross a tagliare tutta l'area di rigore, la testa ad avvitarsi nel cuore dell'area di Hernandez che sblocca la partita e scarica in fondo al sacco il vantaggio del Termoli. In extra time, nel finale della prima frazione di gioco, dal cross di Pietrantonio ci prova Forcini di testa, però la palla termina abbondantemente alta sulla porta difesa da Lombardo. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. 4 giri di lancette, Forcini trova un varco e va a concludere alla sinistra però di Lombardo. Al 12esimo arriva la frittata in casa teramana, il rinvio maldestro da parte di Curtosi. Burzio è là, concentratissimo, si avvita di testa nel cuore dell'area e scarica sotto l'incrocio dei pali il regalo pasquale per il gol che vale il 2-0, ma vale anche e soprattutto la sicurezza. 25esimo da punizione, Mischia in area di rigore, si gira a Bonfiglio, però la sfera viene deviata in calcio d'angolo. 26esimo in contropiede ficcante, quello del Termoli che parte da Hernandez, palla per Burzio. Conclusione sicura, però c'è la gran ribattuta da parte di Curtosi che salva la propria porta. San Nicolò fortunato anche al 32esimo sugli sviluppi di un angolo, Barchi praticamente salta tutta la difesa, anche il portiere in uscita, ma sulla linea di porta è Formiconi che gli va a negare la gioia del 3-0. Finisce con la vittoria del Termoli che torna al successo battendo il San Nicolò per 2-0.